Andiamo nel mare di Weddell, nella regione antartica, perché qui un enorme iceberg che, pensate, è grande quasi due volte la città di Londra, ha ripreso a muoversi dopo 30 anni. Ecco, lo vediamo, sto ghiacciolo gigante che si chiama A23A, ha una superficie di quasi 4.000 km quadrati, ha uno spessore di quasi 400 metri, che di fatto lo rende bianca più alto di un grattacielo, di qualsiasi grattacielo europeo. È vero. E si è staccato dalla costa antartica nel 1986. Esatto, Mario, e per molto tempo in realtà era rimasto fermo, diventando quasi una sorta di isola di ghiaccio. Poi improvvisamente ha ricominciato a muoversi. Di questa notizia si è parlato molto sui giornali italiani, ma cosa significa davvero questo ritorno al movimento dell'iceberg A23A? Lo chiediamo al nostro prossimo ospite, diamo il benvenuto qui a Rapporto Mondo a Sandro Carniel, oceanografo, climatologo e divulgatore scientifico. Ciao, benvenuto. Grazie, felice di vedervi, grazie a voi per l'invito. Mi sentite bene? Grazie, benvenuto. Allora, dottor Carniel, questo gigante di ghiaccio che è tornato a muoversi dopo 30 anni, è un bene, è un male? Nessuna delle due? È una domanda molto complessa, perché quando si parla di dimensioni di questo, di oggetti, diciamo, di questa dimensione, in qualche modo collegato all'ambiente marino, al cambiamento climatico, c'è sempre il rischio di ingenerare un po' di confusione. Ecco, che sia un bene o che sia un male dipende dal punto di vista della nostra osservazione. Diciamo che questo ghiacciolo, come avete detto voi, si è in realtà staccato dalla parte collegata a terra dei ghiacci parecchie decine d'anni fa, e poi è rimasto lì, impossibilitato, diciamo, ad uscire, impossibilitato a farsi un giretto. Dire di per sé se questo movimento adesso sia un aspetto negativo o positivo, cioè in sostanza, per svelare l'elefante nella stanza a cui noi tutti pensiamo, se questo movimento sia direttamente dovuto a un innalzamento delle temperature, è molto difficile dal punto di vista scientifico. Però io credo dovremmo fare uno sforzo per riportare tutta la questione del mondo dei ghiacci in Artide e in Antartide dentro invece un quadro scientifico che, quello sì, è molto conosciuto e non ha più nessun dubbio. Quindi mi avvalgo della facoltà di non rispondere subito alla vostra domanda, ma cerco di affinare un po' le vostre richieste e vediamo se riusciamo a farlo in qualche minuto. Facciamola più generale. Cerchiamo di capire il distaccamento dalla costa antartica di questi giganteschi pezzi di ghiaccio, perché noi diciamo iceberg, magari non ci rendiamo conto di quanto siano grandi, lo dicevamo prima, più grandi, quasi due volte Londra. Questa cosa è qualcosa che ci deve preoccupare, è qualcosa di cui dobbiamo occuparci, sì. E in che modo? Tra l'altro siamo a ridosso della COP, quindi sono questi giorni in cui si deve parlare. Assolutamente, è un segnale che deve dare in noi, che ha dato, che già dà in noi scienziati, ma non solo, estrema preoccupazione. Per farla molto semplice, la quantità d'acqua del nostro pianeta è una quantità costante e grosso modo si ripartisce tra quella che sta liquida negli oceani e quella che sta solida nei ghiacci. Nelle grandi distese di ghiacci come queste, non parlo di qualche ghiacciaio isolato delle montagne, ma dall'Artide e dell'Antartide, è chiaro che in un mondo più caldo cala la quantità di ghiaccio, si fonde e aumenta il livello del mare. In un mondo più freddo si tende ad accumulare più ghiaccio, più neve, più ghiaccio, e diminuisce il livello medio del mare. Quindi la prima grossa preoccupazione di queste cose quando accadono è che la quantità di ghiaccio è tale dall'Artide e dall'Antartide che può da sola, se fusa completamente, generare un aumento del livello medio dei mari pari a 70-70 metri. Diciamo che ne abbiamo 7 stoccati in Artide e circa 63 in Antartide. Questo non vuol dire che li stiamo sciogliendo, fondendo tutti nei prossimi anni, però è chiaro che un riscaldamento del pianeta porta ad un'accelerazione della fusione dei ghiacci. Se questo episodio sia direttamente collegato, questo lo vedremo nei prossimi mesi con degli studi, però è chiaro che un grosso ghiaccio fermo lì da anni, se un po' alla volta viene riscaldato da sotto, perde la sua, diciamo, quella che si chiama la galleggiabilità del ghiaccio, cambia, cioè tende a rimanere un po' più in superficie e a superare quindi alcune barriere, a muoversi,
non è da escludere che questo sia dovuto anche ad un mare, ahimè, sempre più caldo. Questi sono gli ingredienti principali che tendono a favorire la fusione di un grosso ghiaccio. È chiaro che se l'acqua fosse stata pari come temperatura, probabilmente a quella di 30 anni fa, beh, questo aggeggio sarebbe rimasto ancora volentieri lì. Quindi non c'è un'attribution story in questo momento chiarissima, però qualche dubbio a me personalmente che tutte queste cose siano collegate al riscaldamento dell'acqua, beh, questo è una certezza. Che questa in particolare lo sia, ne discuteremo. Di certo una situazione come quella che viviamo, cioè di una terra sempre più calda, sta già adesso fondendo quantità inimmaginabili di ghiaccio. Vi posso dare un dato solo dall'Artide, misurato da satellite, siamo a più di 290 gigatonnellate annue, 290 miliardi di migliaia di chilogrammi di ghiaccio che si fonde e diventa acqua. Sono circa 3.500 volte il peso del Colosseo ogni giorno. Ecco. Stiamo parlando di numeri che abbiamo anche difficoltà a capire, cioè non, certo, sono numeri troppo elevati. Ogni giorno ghiaccio per fusione. Questo è un pezzo di ghiaccio grosso che è andato giù 30 anni fa, è rimasto lì tranquillo, però è chiaro che il trend, la tendenza di questi fenomeni di distacco di ghiaccio e di fusione è ovviamente già adesso conclamata e in aumento. Quindi in generale sì, occuparsi dei ghiacci è assolutamente fondamentale, è importantissimo, non solo per il livello del mare, perché gli scambi di atmosfera, di temperatura indotti dal ghiaccio poi inducono anche una circolazione atmosferica generale, inducono una stabilità climatica. Quindi quello che accade, diciamo, in Artide o in Antartide non riguarda solo il polo nord e il polo sud. Quello che accade lì riguarda direttamente poi il clima del Mediterraneo, per esempio. Quindi è importantissimo aumentare la conoscenza di queste due grandi celle frigorifere che abbiamo e che stiamo scaldando sempre di più. Sandro, noi lo diciamo, dottor Carnier, vabbè, ci diamo del tuo, ci diamo del tuo al di fuori di questa trasmissione, lo faccio anche qua, dai, è inutile fingere. Noi lo diciamo sempre, gli scienziati sottolineano quanto sia impossibile stabilire quanto un singolo evento estremo, parliamo di eventi climatici estremi, in questo caso specifico parliamo di qualcosa di diverso, ma un singolo evento sia legato al riscaldamento globale e alla crisi climatica che stiamo vedendo. Questo potrebbe far pensare a un telespettatore meno attento che di fatto si metta in dubbio il riscaldamento globale. No, quello c'è, quello è chiaro, quello è risaputo e indubbio. Quello che la scienza fa è... che deve fare è cercare di capire quanto ogni evento sia invece collegato a quello, ma sia, correggimi se sbaglio, sul riscaldamento globale, sul fatto che questo stia sciogliendo i ghiacci, ormai è sicuro, non c'è alcuna ombra di dubbio scientifica, giusto? Non c'è nessuna ombra di dubbio, e attenzione a non confondere l'ingrediente essenziale del metodo scientifico, che è quello di dare anche un errore alle proprie stime. Ecco, non confondiamo questa attitudine sana degli scienziati con ma nemmeno loro allora sanno cosa sta accadendo. Non è così. Io ti posso, cioè, la scienza ti genera degli scenari scientificamente solidi e compatibili dell'evoluzione, per esempio, dell'innalzamento del livello del mare nei prossimi 40, 50, 100 anni. Tutti i modelli che abbiamo numerici, integrati con i dati, tutte le indicazioni testimoniano verso un aumento del livello medio del mare. C'è una discordanza tra i 70, i 90, i 100, i 110 centimetri. Perché? Non perché lo scienziato non sappia cosa sta accadendo di preciso, ma perché queste sono traiettorie nel futuro che dipendono da molti fattori. Se tu cambi anche un pochino la condizione iniziale, cambia anche di molto la condizione finale. Ma non c'è un modello, non c'è uno scienziato che ti dirà il ghiaccio non si sta fondendo o il livello medio dei mari tornerà più basso. Quindi c'è una sorta di incertezza sulla quale spesso poi il mondo politico invece cavalca un'onda diversa. Non è vero che non lo sappiamo. Ecco, facciamo un'equivalenza. Se io esagero nell'alimentazione e mangio tanti dolci, tanta pasta asciutta, mi muovo poco, posso dire esattamente qual è stato il dolce che mi ha creato l'aumento di 50 grammi di massa corporea? Certo che no, però posso dirti benissimo che quel tipo di alimentazione che hai ti porterà un aumento ponderale.
non è richiesta un'attribution uno a uno, non è nemmeno possibile farla in certi contesti, perché il sistema è così complesso, così a flipper, che non le conosciamo tutti i passaggi. Vediamo però a volte delle fortissime evidenze, quindi il collegamento diretto non serve, non ci dovrebbe impedire un'azione. Come avete detto bene voi, la COP è l'ennesimo tentativo, ma spesso ci si nasconde dietro questa finta incertezza che invece lo scienziato genuinamente offre. È un po' come il metodo scientifico, è un metodo giornalistico. Noi raccogliamo le fonti, le verifichiamo e abbiamo una garanzia di questo. Abbiamo la verità in tasca con la V maiuscola. Non ce l'ha nessuno la verità. Non conosciamo questo mondo ipercomplesso. Conosciamo abbastanza per dirti che queste cose che accadono vanno in quella direzione. Un mondo più caldo porta a queste conseguenze. I dettagli abbiamo fatto bene. Abbiamo fatto bene a ripetere ancora una volta questo concetto. Fondamentale. Vedremo poi, appunto, come diceva il dottor Carniel, se dalla COP uscirà anche qualcosa. Ovviamente noi lo commenteremo. Intanto, grazie al dottor Sandro Carniello, oceanografo e climatologo dell'Istituto Scienze Polari del CNR. Grazie per essere stato nostro ospite. Buon lavoro. Grazie a voi.